informare e sensibilizzare alla donazione degli organi con un atto di consenso manifesto in vita. Questo è l'obiettivo primario del convegno Donare Informati che si è svolto ieri pomeriggio al municipio di San Salvatore di Fitalia, patrocinato dalla no profit Donare Vita, Corrado Lazzara, e dai comuni di Longe e San Salvatore di Fitalia, da Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia, dall'ISMET, Admo Nebrodi e AUO. In Italia la dichiarazione di volontà a donare organi è attualmente regolamentata dall'articolo 23 della legge 91/1999 e sebbene previsto dalla stessa, il principio del silenzio assenso non ha mai trovato attuazione nel nostro ordinamento. In assenza di consenso esplicito, infatti, la decisione ultima per l'espianto spetta ancora ai familiari del potenziale donatore, che possono opporsi o acconsentire al prelievo nelle 6 ore successive alla dichiarazione di morte cerebrale. Mediamente la risposta è varia, normalmente c'è una grande sensibilità perché i siciliani sono sempre dei grandi generosi, è una popolazione molto generosa. Poi ci sono delle riserve che nascono da problematiche che possono essere di disinformazione, di paura, anche di dolore, perché il problema nostro più importante è quello legato al fatto che spesso il potenziale donatore non ha dichiarato in vita la propria volontà. E quindi siamo costretti a rivolgerci ai parenti in un momento molto doloroso per loro, e quindi è chiaro che in quel momento è difficile avere la capacità di ripensare al dolore degli altri quando si è preso dal proprio, è un gesto eroico e quindi è un po' più difficile, il tasso di opposizione è legato anche a questo, anche se devo dire che negli ultimi anni si è sensibilmente ridotto. Dichiarare in vita di voler donare i propri organi una volta deceduti è un gesto di grande civiltà e io ritengo di poter dire, ma spero anche che emerga poi da questo convegno, che sia la soluzione più logica possibile. Il trend delle donazioni, dice il Ministero della Salute, per il 2017 è più che positivo, segno che la campagna informativa messa in campo da istituzioni e associazioni, nonostante il gap legislativo, sta portando i suoi frutti. Per prendere più gente possibile, per cercare di mandare un messaggio sul donare e sull'essere un donatore. L'abbiamo fatto a Longi è stato fatto due convegni, molta partecipazione, perché figurati, a Longi è il paese nativo di mio marito, quindi lui che è stato il primo cittadino a donare e a dare questo esempio di vita. Cosa ne pensi della normativa che regola la donazione degli organi? Speriamo, guarda, speriamo. Speriamo che entri come legge, speriamo che insomma arrivi alla gente e che riesca a fare un gesto così importante. È importante dire che anche dal dolore può nascere qualche cosa di bello per altre persone, perché tante persone soffrono ed è giusto regalare una speranza di vita a chi ancora ce l'ha. Quindi doniamo perché regaliamo la vita a tante persone che stanno male, che soffrono. Più che altro è un atto d'amore che Corrado ha voluto fare in vita, perché la nostra lotta è questa qua, è quella di cercare di sensibilizzare la donazione degli organi e di farla in vita. Così sollevi di un grosso carico e di un grosso peso i familiari nel momento della disfatta del congiunto.